Il primo lotto della tangenziale di Como, dal casello A9 di Grandate fino allo svincolo di Acquanegra, sarebbe dovuto essere inaugurato tra maggio e giugno con l'avvio di Expo. Invece si apprende oggi che la strada non aprirà prima di settembre-ottobre. La notizia è emersa stamattina durante un incontro in regione a Milano tra il sindaco di Como, Mario Lucini, l'assessore alla mobilità Daniela Gerosa, il consigliere regionale sottosegretario Alessandro Fermi di Forza Italia, l'assessore regionale a infrastrutture e mobilità Alessandro Sorte e i vertici di Concessioni Autostradali Lombarde, la concedente di Pedemontana. Tra due, massimo tre settimane, il primo lotto della tangenziale di Como, parte del più ampio sistema Pedemontana, sarà pronto, ma non potrà essere aperto perché manca il sistema di pagamento free flow senza caselli. E poiché la strada si innesta sulla A9, gestita non da Pedemontana ma da Autostrade per l'Italia, la tratta non può essere aperta senza un sistema di pagamento attivo. Una beffa, considerando che la tangenziale di Varese è aperta gratuitamente da gennaio e ancora non vi sono certezze sulla gratuità del tratto comasco, almeno per gli stessi mesi di esenzione concessi ai varesini. È stato un confronto utile, commenta il sindaco di Como, Mario Lucini. Abbiamo appreso che l'apertura del primo lotto della tangenziale è legata all'installazione del sistema di pagamento. Sorprende che si parli di settembre-ottobre per la prima volta, poiché sapevamo invece che la strada sarebbe stata aperta tra maggio e giugno. A questo punto, aggiunge Lucini, il problema principale non è avere la gratuità del pedaggio durante Expo, ma riuscire a inaugurare la tangenziale stessa. Il sindaco di Como ribadisce poi che chiederà l'esenzione temporanea del pagamento, così come concesso a Varese, capitolo sul quale sono state fornite generiche garanzie. La gratuità sulla tratta varesina, conclude Lucini, è stata coperta non da Regione Lombardia, ma da Pedemontana. Allo stesso obiettivo punta il consigliere sottosegretario Alessandro Fermi. Anche io sono sorpreso dello slittamento dell'apertura della tangenziale a settembre, dice, ma non è un dramma, due mesi non cambiano la vita. Quel che invece dobbiamo ottenere è lo stesso trattamento di Varese, una gratuità di sei mesi dall'apertura della tangenziale. Serve ai comaschi, ma serve anche a Pedemontana per promuovere la nuova arteria. Fermi ha aggiunto di voler tentare, entro la fine dell'anno, un riequilibrio dei pedaggi sulla tratta Milano-Como. Un sistema che deve andare verso l'housing sociale, deve cercare effettivamente di avere come carattere.